è l'ariete del fronte del no referendum, temuto, rispettato, instancabile, determinato. Su questo prato c'è dal primo raduno, gioca in casa bergamasco, responsabile organizzativo federale e vicepresidente del Senato. Ora tirate fuori la voce, accogliamo sul prato di Pontida Roberto! Ciao Pontida! Ragazzi, c'è un motivo se siamo a Pontida a settembre e non a maggio-giugno come al solito. Perché 20 anni fa e 3 giorni, il 15 di settembre del 1996, nasceva la Padania. E allora, visto che non ci ha pensato nessuno, io ho portato la torta con le 20 candeline. Tanti auguri, Padania! E visto che c'è un compleanno, ho portato anche dei regali. Io non so se qualcuno se li ricorda ancora, ma sono le cose ufficiali. Questa è la gazzetta ufficiale della Padania, che era pubblicata ed edita dal Comitato di Liberazione della Padania, vera e autentica. Io ricordo la conclusione, quello con cui si concludeva: noi popoli della Padania solennemente proclamiamo la Padania una repubblica federale indipendente e sovrana. Noi offriamo gli uni agli altri a scambievole pegno le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore. E qui ci sono anche i certificatini di quelli che erano venuti lungo il Po e hanno giurato quella fedeltà. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie a quei poveretti veramente che mercoledì di questa settimana, sono 35, erano ragazzi, oggi sono degli uomini, saranno in Cassazione ancora per l'ennesimo processo di papalia. È una cosa incredibile. 20 anni sono passati. E questo mi fa ancora più andare in bestia rispetto a quello che ho sentito alle televisioni, ho letto sui giornali in questi giorni, quando qualche scribacchino, qualche giornalaio scriveva: la Lega si è dimenticata della Padania o della secessione. Io non ho una grande stima dei giornalisti, non ho una stima dei giornalisti tranne rarissimi casi. Di solito o non ne parlano della Lega o ne parlano male, oppure parlano per farci litigare. Questa settimana saranno ancora più incazzati del solito perché sono riuscito a far approvare 2 miei emendamenti per cui contributo pubblico alle testate i cui giornalisti, i cui dipendenti superano un certo tetto non prendono più un quattrino. 2. E di questo ne sono veramente orgoglioso, quel tetto che è stato messo a tutta la pubblica amministrazione la si applicherà anche a tutti quelli della RAI. Massimo, il signor Dall'Orto, come si chiama, che prende 600.000 euro l'anno, oppure quei direttori dei telegiornali che ogni giorno ci fanno passare votate sì, votate sì, votate sì al regolamento. Ragazzi miei, la pacchia è finita. E proprio da questo palco a quelli che dicono
vi siete dimenticati della Padania, io voglio ricordare una cosa sola. Io ho scritto per più di 20 anni gli statuti della Lega. L'articolo 1 l'ho scritto io. C'è l'indipendenza della Padania e fin tanto che ci sono io, l'articolo 1 resta così. Punto! Poi, se qualche giornalista non si rende conto che la Padania non può negarla a nessuno, perché quella terra su cui siete adesso, quell'aria che respirate, quel modo di essere padani, ormai è nella storia e la storia non la cancella più nessuno. Poi, tutte le volte ancora, ma non parlate più di secessione. Io vi dico una cosa, la secessione dobbiamo farla domani mattina a partire dall'euro e dall'Europa, poi pensiamo a tutto il resto, perché l'importante, una volta che abbiamo smontato quell'Europa che ci ha descritto prima Fontana, bisognerà rimontarla quell'Europa. Io non so se a quel tavolo si siederà la Padania indipendente, la macro regione padana, la macro regione delle Alpi, quella che è nata l'altro giorno al Parlamento del No, ma l'importante è sedercisi a quel tavolo da uomini liberi. E se va avanti la riforma di Renzi, la libertà è finita, perché nessuno dice, tra i tanti richieste di sì, nessuno ha il coraggio di dire che in quella Costituzione c'è scritto che noi non potremmo mai fare, come in Grecia, un referendum per uscire dall'Europa. Nessuno dice che non è impossibile fare un referendum per uscire dall'euro. Nessuno ha detto che anche quell'essere padroni a casa nostra, cioè il federalismo fiscale, l'hanno cancellato. I nostri sindaci, le tasse che riscuotevano a casa loro, che essere padroni a casa nostra, gliele imporrà lo Stato e se le prenderà lo Stato. Oppure le regioni, l'abbiamo sentito prima, tutte le competenze delle regioni se le porta a casa lo Stato. Io parto, perché è una cosa che mi ha toccato in prima persona, dalla sanità. I nostri sistemi sanitari, lombardo, veneto, sono delle eccellenze. Io sono stato operato nel 2012 a Roma per un tumore maligno, ma avevano detto che ero guarito, tutto a posto, vado a casa. Mi hanno rioperato 6 volte a Padova, ringrazio Zaia e il suo assessore, i medici e i professori che oggi mi possono dire sei guarito. Ma è pensabile che dopo aver queste eccellenze a casa nostra, spendere di meno e dare più servizi rispetto a tutte le altre regioni, qualcuno venga a dire che adesso tornano a decidere tutto a Roma? Ma questi qua sono fuori di testa, veramente, bisogna fermarli. Guardate che il quesito che sottopongono alla gente è subdolo, è falso, perché loro non dicono cosa c'è nei contenuti della legge, dicono: volete approvare il superamento del bicameralismo perfetto? Certo, l'avevamo già superato noi, ma non è facendo fare le stesse cose alla Camera e al Senato che si supera quel bicameralismo. Abbiamo ridotto il numero dei parlamentari, noi abbiamo ridotto il numero dei deputati e dei senatori. Loro hanno fatto un Senato di 100 che non verranno eletti da nessuno, consiglieri regionali o sindaci, e io mi chiedo come diavolo faccia un sindaco, un consigliere regionale, a fare bene il sindaco stando 3 giorni a Roma. Me lo spieghino, mi spieghino cosa c'entra in un senato delle regioni di avere ancora giù Napolitano. Quella lì è delle sragioni, non delle regioni. Io mi sto battendo e sto andando in giro dappertutto, sono arrivato a 10.000 chilometri e per il giorno del referendum conto di farne altri 20.000.
Mi aiuta in questo percorso Renzi. Ogni volta che lui sostiene il sì, il numero dei no aumenta. E il passaggio, il sorpasso, perché il sì ha perso 10 punti in 6 mesi, nel momento in cui Renzi ha detto: se dovesse essere bocciata la mia riforma, io mi ritiro dalla politica. E tutti, accontentiamolo! E una cosa e chiudo: il giorno che verrà bocciata la riforma, alle ore 9 del giorno dopo, il signor Renzi sale al Colle e rassegna le dimissioni. Punto! Poi, per chiarire le idee magari a qualche alleato che pensa cose diverse, qualunque legge elettorale ci sarà in vigore, dopo un mese si torna al voto, perché è impensabile che da 2008 il popolo italiano non abbia più potuto scegliersi il Presidente del Consiglio. 3 ce ne sono passati, sempre per la mano lunga del signor Giorgio Napolitano. Non vi ho sentito, più forte. Dicono che non è necessario che un premier venga votato dalla gente, basta che ottenga la fiducia in Parlamento. La prende, sì, ma non dicono che un terzo di quei parlamentari è stato eletto col centrodestra e oggi votano per Renzi e per la sinistra. Questi sono dei voltagabbana, perché è il tradimento del mandato popolare. E ora la parola torni al popolo. Buona Padania a tutti! Adesso devo chiedere a Daniele Belotti quello che ci dice Vasco Rossi rispetto a come si dovrà votare al referendum. Vai Daniele! Facciamo ancora un grosso applauso a Roberto Calderoli!